Vai. Vabbè, prima domanda d'obbligo, innanzitutto come stai? Sto bene. Ho recuperato perfettamente dall'infortunio. E ora sto lavorando per riprendere la forma. Mi sono riunito al gruppo. Spero, ecco, di continuare così. Ho Ma precisamente cos'è? avuto un'ernia. Mi è uscita una piccola ernia sulla schiena, che purtroppo mi ha obbligato a stare fermo per un mese e mezzo, adesso un mese e 10 giorni. Avevi avuto avvisaglio in precedenza. No, no, ma non ho avuto nessun altro infortunio anche alla schiena. È uscita durante un esercizio in palestra e purtroppo sono stato molto sfortunato. Anche perché l'ultima partita che hai fatto è stata a Trapani in Coppa, Sì. E dopodiché poi mi sono fatto male 2 giorni dopo, martedì mattina, martedì pomeriggio. E quindi niente, ora ho ripreso il via con gli allenamenti, speriamo, ecco, di continuare da dove ho lasciato. anche perché per campionato e anche in modo particolare con l'Entella, no? Hai procurato anche il rigore, insomma hai fatto delle buone cose, no? E anche il mister, adesso era l'altro mister, comunque tutto l'ambiente ha sempre parlato bene di te. Quindi immagino che anche da parte tua ci sia la voglia adesso di misurarti con questo Sì, campionato, no? la Che è nuovo voglia per te. è totalmente nuovo questo campionato, la voglia è infinita, infatti no, non vedo l'ora, me lo dicono tutti che sto a 2000 perché ho proprio tanta voglia. Speriamo, ecco, di riuscire a metterla in campo però questa voglia, non solo negli allenamenti. Ce la faresti già per uno spezzone almeno per venerdì? Sì, io la mia disponibilità l'ho data, se il mister ha bisogno io sono pronto. Poi tu eri stato chiamato apposta anche per il 4-3-3 perché sei un esterno, siamo sempre molto bene da esterno che si inseriva e segna molto. In un attacco a due potresti giocare sia diciamo la prima che la seconda Sì, punta. già fatto. Mi trovo bene in entrambi i ruoli, quindi non avrei problemi. Come hai vissuto da fuori questo momento? Insomma, diciamo non ti sei perso niente di bello. Però fuori è ancora più dura, perché sei costretto a guardare basta le partite senza poter far nulla davvero. Ti cresce la rabbia in corpo e non puoi dare il tuo contributo, non puoi dare la tua mano per niente, quindi è stressante, molto stressante. Non riesci nemmeno a sfogarla questa rabbia che ti cresce dentro durante questi momenti. La partita di Modena, cosa hai pensato? Scusami. Eri allo stadio o eri stata a casa? No, l'ho vista da casa. Niente, che penso probabilmente il problema è psicologico, perché rispetto a tutte le altre partite forse abbiamo giocato un po' peggio. Quindi, dato che abbiamo già fatto vedere che le potenzialità ci sono, l'unica cosa purtroppo che manca sono risultati, quella credo che sia un caso isolato, che mentalmente di certo questi periodi non aiutano nessuno. Però nel calcio è facile cambiare rotta, basta una vittoria per risollevare il morale e poi si rovesciano le parti. In attacco, tra l'altro, mancano diversi tuoi compagni, quindi cioè, magari ci sono più chance, no? Per potersi mettere in mostra. Non si fa gol, si fa molta fatica a segnare, quindi insomma potresti essere visto un po' come, visto che i tifosi ancora non ti conoscono, è vero che hai sempre segnato tanto in categorie magari inferiori, però sei un po' l'uomo, può essere un po' la sorpresa.
diciamo, magari io come ho la fortuna, tra virgolette, che non mi conosce nessuno, nemmeno gli avversari, quindi magari riesco a sfruttarla per i primi tempi questa qualità, diciamo. Speriamo di essere questa sorpresa, adesso ci proviamo. Mi sto allenando appunto per poter dare il massimo e credo ecco di essere pronto già da venerdì se dovessi entrare, se dovesse aver bisogno di me il mister. A proposito, è arrivato un nuovo mister, avete avuto solo due allenamenti per conoscervi, che impressione ti ha dato? Beh, un buon mister secondo me, diciamo molto diverso magari da Marco Lin, però in ogni caso è carismatico, ha comunque molto preparato sicuramente a livello tattico. Diciamo adesso ci conosceremo meglio nei prossimi tempi e quindi speriamo di fare grandi cose insieme. Sì, hai detto molto diverso da Marco Lì. Quali sono, secondo te, le differenze principali tra i due? Beh, forse Marco Lin era un po' più, perlomeno per quello che ho visto, magari era un po' più, essendo stato giocatore da meno tempo, un po' più istintivo, ti dava un po' più la carica per non sbagliare, per fare le cose con precisione. Qui anche è molto preciso, il mister ci ha fatto provare diverse cose nella tattica è molto preciso, però ecco, sono due personalità diverse, sembra un po' più calmo, un po' più tranquillo, un po' più a guardare il particolare con più calma, diciamo. Calmo e tranquillo, Muti, nel guardare il Sì. particolare. Sentito Marcolin da No, Corridonna? non ho avuto la possibilità di chiamarlo ancora. Ma tornando un attimo agli infortuni invece, perché poi si credeva che fosse una cosa da pochi giorni, anche tu all'inizio credevi, cioè è stata difficile come recupera, anche come diagnosi, insomma, non riuscivi a capire neanche tu quando saresti tornato. Già dopo una settimana e mezza stavo discretamente, diciamo che il dolore era diminuito notevolmente, però la risonanza continuava a dare esiti che mi costringevano a stare fermo, quindi giustamente lo staff medico non ha rischiato di rimettermi in campo perché bastava un nonnulla per avere dei problemi molto più seri. Quindi ci siamo presi tutto il tempo. E ora ho recuperato al 100%. Se avessi aspettato un vado ultimo in classifica. Ma faccio fatica a crederci tuttora, vedendo tutti i giorni le qualità di questa squadra, la qualità di questi giocatori, davvero penso che se lo racconti non ci crede nessuno, credo che sia una cosa fuori unica, quindi cerchiamo di tornare alla normalità adesso e di riprendere, di iniziare questa strada che ancora dobbiamo iniziarla. Arriva il Varese, avete già iniziato a studiarlo come ministro oppure vi state concentrando su voi Per stessi? il momento sì, ci stiamo concentrando molto su noi stessi perché quella è la cosa più importante. Noi sappiamo, viste le qualità.